Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Oggi sono qui in compagnia di Asus MX34VQ, un monitor ultra-wide veramente da paura. Vediamo di cosa si tratta. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Dunque, Asus MX34VQ è un monitor curvo ultra-wide da ben 34 pollici, alla risoluzione di 3440x1440 pixel. Non è dunque un 4K propriamente detto, ma si ferma un gradino immediatamente prima. Ciononostante, lo spazio a schermo disponibile rispetto alla tradizionale risoluzione Full HD è notevolmente, maggiore. Però proprio grazie al fatto che si tratta di un monitor molto grande da 34 pollici non è necessario attivare le funzionalità di ingrandimento del sistema operativo, quindi tutti gli elementi a schermo, i caratteri, le icone, eccetera, rimangono comunque visibili e ben definiti anche alla risoluzione nativa. Trattandosi di un ultra-wide, ha un rapporto fra le dimensioni di 21 noni, ovvero è in contrapposizione rispetto ai 16 noni tradizionali. Questo significa che lo schermo è molto più largo che non alto. Questo permette, anche in abbinata alla risoluzione elevata, di mantenere visibili a schermo molteplici finestre contemporaneamente, a tutto vantaggio del fatto che possiamo fare multitasking in maniera molto più pratica. Oppure, per quanto guardiamo film, oppure giochiamo con i videogiochi, abbiamo appunto questo effetto immersivo, dato appunto dal fatto che lo schermo è molto largo, oltre ad essere curvo, e quindi formalmente le estremità del monitor sono più vicino agli occhi. Che cosa significa questo? Che l'esperienza è molto più immersiva, ci sentiamo più parte di quello che stiamo guardando, proprio perché tende ad avvolgere il campo visivo. Il pannello realizzato da Samsung è di tipo vertical alignment, che cosa significa? Che è superiore rispetto ai classici twisted pneumatic TN che vediamo sui monitor della grande distribuzione, ma è anche un peletto inferiore rispetto agli IPS, in plane switching, che fanno un po' da padrone sulla fascia più alta di mercato. In realtà, perlomeno nella mia esperienza, la differenza principale fra i monitor IPS e quelli VA come questo si nota semplicemente quando tendiamo ad osservare lo schermo dagli angoli e non proprio da una posizione centralissima, esperienza che di fatto, una volta che abbiamo posizionato correttamente lo schermo, si verifica abbastanza di rado. I neri sono buoni ma non ottimi. Come in tutti i display LED, la differenza rispetto alla plastica fisicamente nera che avvolge il display è chiaramente visibile. In compenso è totalmente assente il fenomeno del light bleed, quindi non ci sono dei punti di luce più chiari attorno allo schermo, ma è tutto illuminato correttamente. Allo stesso modo, non ci sono neanche le classiche macchie appunto di luce in corrispondenza di dove ci sono gli emettitori luminosi. Il tempo di risposta è di 4 millisecondi, quindi l'effetto scia nei videogiochi non dovrebbe presentarsi. In compenso, lo schermo è opaco e non lucido, quindi che cosa questo implica? Che non ci sono problemi di, come dire, guardare in uno specchio oppure avere dei forti riflessi luminosi se non siamo perfettamente, in una situazione di illuminazione ideale. Quindi il fatto che sia opaco, per quanto mi riguarda, è un bellissimo vantaggio, però chiaramente si perde un po' quell'effetto, come dire, avanzato e premium che caratterizza molti altri display lucidi. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, questo è un monitor con un refresh rate da 100 Hz e quindi molto buono anche per i videogiocatori. Di fatto rende al meglio con una scheda AMD perché supporta FreeSync, quindi di fatto il refresh rate del monitor si può allineare con quanti frame pompa la scheda video per conferire appunto un'esperienza di gioco ottimale. Questo Asus MX34VQ offre un buon corredo di porte. Ci sono in particolare tre HDMI in versione 2.0, quindi possiamo effettivamente sfruttare tutta la massima risoluzione ad un buon tempo di refresh. Attenzione però, naturalmente, che dovete avere una porta con uscita HDMI 2 anche sul PC. In alternativa c'è sempre l'ottima DisplayPort in versione 1.2 e un'uscita per le cuffie. Un aspetto che mi è piaciuto molto è il fatto che per passare da una fonte di input all'altra basta premere uno dei tasti fisici che ci sono sotto il monitor. Compare un piccolo menu a video e possiamo così saltare da una fonte all'altra. Quindi questo è molto pratico anche per chi di noi prevede di utilizzarlo collegando magari, non lo so, un decoder per guardare la TV, ma anche due o tre computer contemporaneamente.
Proprio per chi stia pensando di utilizzare molteplici dispositivi contemporaneamente è presente anche la funzionalità picture in picture, che cosa significa? Che possiamo guardare lo schermo principale su tutto il video ma ritagliare in un angoletto la possibilità di vedere appunto una seconda fonte di input. Quindi ad esempio possiamo pensare di avere il computer principale che ci occupa tutta l'area visibile e ad esempio il portatile in una piccola area in basso nel quale visualizzare lo schermo. Io l'ho provata, funziona molto bene anche perché tramite le opzioni integrate nel monitor possiamo scegliere in che punto visualizzare il monitor piccoletto, quindi possiamo spostare l'immagine in uno dei vari angoli a seconda di dove ci è più fuori dai piedi. Ovviamente il default è nell'angolo in basso a destra, che probabilmente è la posizione un pochino più comoda. Questo monitor pone molta attenzione anche all'aspetto audio, in particolare c'è un impianto audio firmato Harman Kardon, che come potete immaginare ho dovuto ripetere il video 50 volte perché non riuscivo a dirlo correttamente, che questo che cosa significa? Che secondo Asus è tutto tarato per funzionare al meglio. Ci sono varie opzioni e anche un piccolo equalizzatore per scegliere appunto le preferenze che vogliamo dall'impianto audio integrato. Come suona? Per quanto mi riguarda, suona al meglio di qualsiasi audio integrato in un monitor io abbia mai sentito. Ciò nonostante non dobbiamo aspettarci dei miracoli, proprio perché si tratta comunque di un impianto audio integrato che non può competere con nessun diffusore o nessune casse collegate esternamente e amplificatori appunto dedicati. È buono, funziona decorosamente, ma appunto se vogliamo pensare di videogiocare a lungo oppure guardare un film, avere un'esperienza musicale o sonora veramente di alto livello, dobbiamo comunque affidarci a un impianto audio dedicato ed esterno. Un'altra caratteristica interessante è la base con ricarico wireless. Che cosa significa? Che il piedistallo è rotondo, è una piccola placca centrale che permette appunto di appoggiare un telefono compatibile con ricarica wireless sopra per ricaricarlo senza bisogno di trafficare con cavi e cavetti. Attenzione però che ovviamente è necessario utilizzare uno smartphone che supporti esplicitamente la ricarica wireless. La specifica è quella QI, quindi quella più diffusa, utilizzata anche dagli iPhone 8 e successivi, i vecchi Nexus e anche il Samsung Galaxy da S6 in poi. Per quanto riguarda le regolazioni che possiamo svolgere, il monitor bascula in avanti e indietro con un'escursione in realtà abbastanza limitata. Non vi sono però altre regolazioni, né in altezza né per quanto riguarda la rotazione. Di conseguenza, se state pensando di utilizzarlo magari molto a lungo in un ambiente lavorativo o dove avete bisogno comunque di un buon comfort, preparatevi ad appoggiarlo su un piedistallo oppure comunque su un banchetto che vi permetta di regolare l'altezza per tenere il monitor ad altezza occhi. Cattive notizie anche per quanto riguarda la possibilità di issarlo su un braccio regolabile, quindi uno di quelli che si agganciano a scrivania. Infatti questo Asus MX34VQ non è compatibile VESA, di conseguenza non ha l'aggancio e non è certificato per essere agganciato appunto ad un braccio regolabile. In buona sostanza l'unico modo per metterlo in una posizione confortevole è mantenerlo ancorato al proprio supporto e alzarlo appunto tramite un banchetto oppure un altro tipo di piedistallo. I controlli a schermo si svolgono tramite due comandi posti sotto allo schermo stesso. C'è un piccolo joystick che permette di accedere, può essere premuto e passare appunto a scegliere l'opzione desiderata, e due pulsanti di controllo che svolgono anche la funzione di conferma, di uscita oppure di accesso rapido alle funzionalità che utilizziamo di più. Per accenderlo basta appunto premere il joystick, mentre per spegnerlo bisogna giocare un pochino con una combinazione di tasti, che è un aspetto che non mi è piaciuto moltissimo. Trovate appunto la mia sclerata, diciamola così, nell'articolo testuale su turbolab.it. Cosa troviamo nelle regolazioni del monitor? Beh, innanzitutto c'è la funzione Splendid, che permette di scegliere uno dei vari profili di colore, luminosità, contrasto preimpostati. Personalmente mi sono trovato al meglio con il default, ma per chi lavora in una stanza buia vorrà provare anche la modalità Dark Room Mode, mentre i giocatori possono ottenere colori più profondi con il Game Mode. È molto interessante il fatto che Asus abbia implementato un'anteprima, quindi mentre selezioniamo le varie modalità Splendid possiamo appunto vedere l'effetto. Bene, cosa dire in conclusione? Questo Asus MX34VQ mi è piaciuto davvero moltissimo. Lo consiglio a chi usi il PC per creare contenuti, proprio per il fatto che possiamo mantenere a schermo moltissime finestre contemporaneamente e quindi lavorare senza bisogno di perdere un sacco di tempo a saltare magari tra l'editor, la fonte che stiamo consultando per scrivere oppure il programma di grafica.
grafica o le cartelle. Con tutto questo spazio schermo possiamo mantenere aperte molte finestre contemporaneamente, tra l'altro senza dover ricorrere alle funzionalità di zoom del sistema operativo e quindi senza tutti i problemi di sfocatura eccetera che ancora interessano questo problema. È molto buono anche per guardare sia film che per videogiocare, ovviamente se avete una scheda video debitamente ben proporzionata, anche perché il fatto che ci sia il supporto ai 100 Hz insieme al FreeSync permette appunto di ottimizzare il gioco con le schede video edite da AMD. Il prezzo di listino è di 999 euro, ma in questo momento si trova ad una cifra molto più ragionevole, che è di 721 euro. Ecco, a 999 euro avrei avuto qualche remora a consigliarlo, mentre invece a 721 euro, se riuscite a trovarlo a questo prezzo, secondo me è veramente un ottimo acquisto. Per quanto riguarda le alternative, ci sono alcune proposte che ho linkato appunto nell'articolo che trovate su turbolab.it, alcuni con pannello IPS, altri con una risoluzione propriamente 4K, ma che comunque devono accontentarsi di una risoluzione magari maggiore, ma di dimensioni fisiche minori, e quindi diventa un pochino più impegnativo vedere i testi e le icone senza appunto utilizzare lo zoom del sistema operativo. Se siete interessati ad acquistarlo, trovate il mio link qua sotto tramite il quale appunto io otterrò una commissione, quindi grazie in anticipo se lo seguirete. In caso contrario, cercate sul vostro sito di shopping preferito Asus MX34VQ. Bene, da Zanni di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di cliccare il pollicione mi piace che trovate nel video qua sotto. Grazie in anticipo se lo farete. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, cliccate invece sul pulsante rosso iscriviti che trovate ai piedi del video.